Benvenuti sull'illuminismo informatico, questo qua è un video del corso di Java DAO, cioè Java JDBC, ed è il terzo video. In questo video ho intenzione di... Dunque, praticamente noi... cioè in realtà partiamo da un progetto che io ho già fatto, che è quello del video precedente. Se ve lo siete persi andate a recuperare quel video, perché io praticamente ho un model con niente sti prodotti. Poi appunto abbiamo un DAO con un'interfaccia, una classe che ha solo questo metodo e poi c'è un main. E niente, praticamente qua se... non mi ricordo questo qua. Vediamo giusto che funziona, va a prendere tutti i prodotti. Ok. Quello che vorrei fare in questo video è creare un CRUD, quindi praticamente aggiungiamo quello che manca, no? Questo era il collegamento al database, noi abbiamo già fatto questo, però ce ne servono degli altri. Uno è public e poi allora abbiamo prodotto, get prodotto. Per esempio, public. Poi, dopo aver preso il prodotto, vogliamo anche inserire un prodotto. E in questo caso, quindi questo è booleano, cioè restituisce un booleano, però poi gli passi il prodotto. Anche questo è un booleano. E questo sarà per la modifica. Allora. Praticamente l'intento sarebbe finire l'intera app. Vedete, noi ci spostiamo qua. Ad un implemented method, perché poi ci servono questi altri. E quindi ne abbiamo tendenzialmente tre da fare. Allora, ripassando, praticamente noi qua andiamo, abbiamo un prodotto, return P, e poi dobbiamo prendere il singolo prodotto, e qui dobbiamo fare select all from prodotti where g equal. Questa qua è la nostra stringa della query. Selezioniamo tutti dalla tabella prodotti laddove l'id è uguale a. Ok, qui gli metteremo un puntino di domanda. Poi il parametro sarà ovviamente questo, però glielo mettiamo dopo. Un'altra roba che ci serve. Dunque, noi adesso poi facciamo try catch. Ok, questo è. E qui dobbiamo passargli db address, user e password. Ok, che sono tutti i dati che a noi ci servono per collegarci al database. Allora qua. Ah sì, non avevamo ancora fatto. Non avevamo ancora salvato. Prepared statement
Pierre con e poi ovviamente anche qui il punto e virgola. Ok, non c'è la D. Noi abbiamo questo. Praticamente cosa si fa? Si prende questo, poi praticamente abbiamo bisogno di un result set. RSPR. Execute query. E poi dovremmo passargli tutti i parametri. In questo caso mettiamo id. Allora, i nostri parametri sono, vabbè, l'id, la marca, il prezzo e il tipo. Ah, e poi vabbè niente, chiudere. Questa cosa. Allora, quindi questo qua deve restituire il prodotto, prende il singolo, eccetera, eccetera. Potremmo, in teoria. Allora, dunque. Questo vabbè. Per un attimo lo commentiamo, va. Equal DAO punto cos'è get prodotto e poi niente una cosa del genere così vediamo se funziona. Allora aspetta no giusto. Non funziona perché non gli abbiamo assegnato nessun parametro. Noi dobbiamo settare questo valore. Ok, abbiamo il primo. Poi ovviamente immagino, se non so se questo. Dipende se poi ci sono. Ok, comunque quindi il secondo sarà uguale a questo e così via. Sto per controllare se funziona. Quindi ricordatevi di mettere questa roba. 1 sta per il valore perché è il primo. ID è quello che noi gli passiamo qua. Che poi è esattamente questo 2 in questo caso. Res equal false. Return res. Poi string SQL. E qui sarà delete from prodotti where id equal come prima. Ah no, aspetta, questo qua è l'inserimento, no, 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 questo è l'inserimento. Quindi insert into prodotti. Allora, l'ID non ci serve la marca, il prezzo e il tipo. Sì.
E poi guardate, facciamo value. Ok, così. Quindi sì, questo qua è l'inserimento, poi dopo dovremmo fare l'update. Ah, ok, quindi ne manca uno. In realtà. Non abbiamo messo... questo. E quindi poi avremo anche quello da fare. Anche qui abbiamo bisogno della connessione. DB address user pvd. Poi qui prendiamo un punto e virgola. SQL. E qui incominciamo a passargli tutti i valori. Cioè, nel senso che mettiamo, che ne so, il primo è la marca ed è una stringa, chiaramente, no? Poi c'è il prezzo e poi c'è il tipo. Quindi PR set double 2 p.get prezzo, quella roba di pr.set string 3 p.get tipo. E poi cos'è? Pr.execute. Quindi questa roba qua. È una cosa importante in realtà. RS uguale true, perché sennò altrimenti non cambia il valore. Allora, questa roba qua non ci interessa più. Possiamo ritornare a questa cosa e fare prodotto prod new prodotto, poi la marca potrebbe essere Samsung, il prezzo dipende da call, 20 euro, vabbè, forse sono anche troppi. 15 auricolari. Non so. Vabbè, mettiamo una cosa di questo genere, lasciamo perdere. Insert prodotto, qua mettiamo chiaramente prod. Per cui viene eseguito e dopo dovremmo vedere quello che succede. Quindi se non ci sono problemi, questo viene eseguito. Ok, multiple. Ok, non mi fa fare execute query.
Ok, devo fare execute, evidentemente. Ok. E vedete che praticamente compare Samsung alla fine, no? Quindi l'ha aggiunto. Questa è, diciamo, tra virgolette, la prova. Quindi, vabbè, ricordatevi di mettere execute, perché questo qua... E adesso cosa abbiamo? Abbiamo la modifica e l'eliminazione per ultimo. Ah, qui è sempre uguale, boolean res equal false. Poi string SQL update prodotti set marca equal virgola prezzo tipo equal where id equal una certa cosa. Direi di fare una cosa un po' diversa. Direi di mettere un bell'intd. Mettere un bell'intd e basta. Poi facciamo una roba di questo tipo. Allora, aspettate. Ah sì, vabbè, poi questo qua. Che facciamo catch. Ok. Sì, perché ovviamente finché non metti il catch ti dà errore. Prepare statement. Ah, chiaramente con... Ok, questo esegue l'SQL, poi cosa succede? PR. Allora, set string. Il primo la marca. Get marca set allora in questo caso sarebbe double una cosa del genere pr.set string 3p.get tipo pr.execute non ci facciamo fregare res uguale true ok questo dovrebbe essere e adesso qui diventa una roba del tipo no in realtà ne manca una cosa pr.setInt 4 perché bisogna andare poi a pescare anche l'id
Trovo qua importante where id uguale a quella roba lì, perché se no altrimenti andiamo a cambiare tutte le righe. Bisogna specificare quale riga vuoi cambiare, perché sennò è un disastro. Quindi questo per esempio inserirebbe un prodotto, no? Che potrebbe essere lo stesso, sì, chi se ne frega. Cioè, a un certo punto questo qua inserisce un prodotto. Poi noi cambiamo la variabile prod, il new prodotto, e mettiamo tipo Apple 600 computer. Poi facciamo int id uguale 8, perché dovrebbe essere quello successivo. DAO.update prodotto. Non so se funzioni, ma vediamo. Eccolo qua. Apple 600 computer. Cioè, quindi prima lui ha aggiunto un altro, che è sempre Samsung, gli auricolari. Poi in realtà l'abbiamo cambiato. E vabbè. Ce ne manca solo più uno. Ok, allora cosa dobbiamo fare qua? Il classico connection con driver manager. DB address user pwd. Perché abbiamo ancora fatto niente, manca il catch. Print stack trace, vabbè, quella roba lì. Che SQL. Allora qui cosa facciamo? Ci arriva in id, no? Delete from prodotti quella riga dove c'è quell'id, no? Quindi pr setInt 1 id. Facciamo pr execute questa roba qua. Semplice, banale, e mi raccomando res uguale true. Così cambiamo il valore. Ok, dovremmo controllare se sta roba. Facciamo così. Allora, questa roba qua la eliminiamo. Inseriamo un altro di auricolari, che sarà il numero 9. Però noi eliminiamo il numero 7. Ok, vedete, il numero 7 è scomparso. Però ci sono ancora gli auricolari perché abbiamo aggiunto un altro. Bene. Quindi, fatto questo, possiamo creare la nostra applicazione.
applicazione. Nel senso, in realtà noi possiamo fare quello che abbiamo fatto, quello che facevo, diciamo, nel corso di base in quei progetti, tipo, che ne so, quello sul negozio, quello sulla libreria. Questo potrebbe essere una cosa interessante. Lo vediamo un attimo. Allora, scanner. Input equal new scanner system in e importiamo lo scanner string cmd uguale a questa roba qua string res uguale a questa roba qua. Do while cmd equals ignore case esci. Questo è sbagliato. Qui gli apici sono sempre doppi. E poi in realtà sta roba ovviamente ci vuole una negazione. Qui stampiamo res. Poi la prima cosa che viene fatta è, che ne so, inserire un comando. Poi potremmo fare cmd equal input punto next line switch cmd case lista prodotti poi e a quel punto a me frega niente, metto faccio una roba tipo DAO. E poi dovrebbe essere get prodotti. Get lista, quella roba lì. Anche se sono i prodotti, mi hai prodotto. Poi fai for prodotto P. Prodotti importiamo anche il prodotto chiaramente res più uguale p.toString break poi case prendi prodotto e poi sarebbe DAO.getProdotto ah, ok sì no, aspetta, integer perché questo qua si aspetta una stringa, adesso dobbiamo trasformarlo in integer che ovviamente è quello che noi scriviamo lì dentro. È una stringa a tutti gli effetti. Prodotto P. S uguale P. To string. Break. Poi. Case.
Inserire prodotto. La marca qui sarebbe... Sì, il prezzo. E anche qua chiaramente bisogna fare un parse. Inserire il tipo. String tipo. Input.nextLine. P dovrebbe esistere già come prodotto. E cos'è il marca, virgola prezzo, virgola tipo. DAO punto. Poi cos'è inserto prodotto? Boolean success equal. If success. Resta uguale il prodotto è stato inserito. Detto. Non è stato inserito. Modifica prodotto. Quindi mettiamo l'ID del prodotto da modificare, che è uno dei dati che ci serve, quindi forse c'è già ID. Integer. Parse int, quella roba lì. Input.nextLine. E poi detto sinceramente non c'ho voglia di riscriverlo. Presumibilmente basterebbe copiare questa roba qua, basta cambiamo solo qualcosa. Togliete solo sta roba perché ovviamente lui li vede già e quindi non dovete dichiarare due volte la stessa variabile. Qui c'è un po' un disastro. Ctrl Shift F, quella roba lì. Qui c'è anche l'ID. DAO.update prodotto. Success equal if success resta il prodotto è stato modificato.
case, elimina prodotto. No, elimina prodotto così. Inserire l'ID del prodotto da eliminare. ID equal integer. Parse int .nextLine. Cos'altro c'è? Poi cosa c'è? Delete. Success. If success. Adesso uguale. Allora, poi c'è il caso help. Qui i comandi sono, per esempio, list prodotti, poi cos'era? Prendi prodotto. Modifica prodotto. Inserisci. Aspetta. Inserisci prodotto. Elimina prodotto. Sì, qui ce ne saranno. Anche più che help lo chiamerei aiuto, va? Così lo mettiamo in italiano. Boh, elimina prodotto, modifica prodotto. Ok, dovrebbe essere tutti questi. Ok, magari. Anzi, non facciamo. No, aspetta, questo qua lo mettiamo no, slash n, giusto? Anche qui il più in realtà non serve. Vabbè, lasciamolo così, va. Non stiamo a preoccuparci di metterlo a capo. Break. Non con la maiuscola. E poi c'è l'ultimo, chiaramente, l'ultimo caso, quello più. Esci. Resta uguale. Arrivederci. E grazie. Ah, poi c'è anche il caso default, chiaramente. Comando. Sbagliato, virgola, scrivere. Aiuto. Ok. Non
Non so se la cosa funzioni, vediamo. Vabbè, qui inserire un comando, metto una cosa a caso. Comando desiderato scrivere aiuto. Se scrivo aiuto, ecco, viene fuori questa roba. Vabbè, che ne so, lista prodotti. Ok, c'è un errore. Vediamo se è lo stesso errore. Ah, questo non mi dà problemi. Come mai? Se voglio il primo prodotto, ok, me lo dà. Prendi prodotto. Mentre lista prodotti. Ah, ok, adesso mi dà questa cosa. Questi sono proprio tutti i prodotti. Sì, converrebbe mettere. C'è proprio uno slash n. E metterei uno slash n anche appunto sì qua. Slash n, quindi facciamo così. Ok, vabbè, il classico, dai il comando a caso. È un comando sbagliato. Ah, ok, adesso ha più senso. Adesso cerco la lista dei prodotti. Non so perché mi dia questa roba qui sopra, ma comunque i prodotti sono chiaramente questi. Poi come prendi prodotto? Prendiamo 2 se c'è. Televisore. Poi inserire prodotto. Ok, la marca. Che tipo di marca potremmo mettere? Toshiba, non so. Un altro prodotto. Xiaomi. 200. Inserire il tipo. Beh, il tipo è smartphone. Ovviamente se io faccio lista prodotti. Abbiamo lo smartphone. Poi perché abbiamo fatto modifica prodotto? Cosa modifichiamo? Ah, mettiamo vabbè il numero 6, dai, andiamo a modificare il numero 6. Aia. No, qui c'è un errore, scusate. Nel modifica prodotto manca inserire la marca. Boh, rifacciamo tutto a capo. Modifica prodotto, mettiamo un numero 6. Qui marca, sì, però in realtà qui sarebbe la casa editrice. Vabbè, chiaramente un libro. Però ti è stato modificato. Ci impiego un po', eh. Lista prodotti, tu mi confermi che è stato modificato? Sì, è questo qua. Allora, elimina prodotto.
Eliminiamo gli auricolari. Frega degli auricolari. Prodotto è stato eliminato. Lista prodotti. Ok, non ci sono gli auricolari. Non... Vedete, prima c'erano gli auricolari. Adesso non ci sono più. E adesso me ne esco. Ed eccoci, grazie. E come vedete non si può più fare niente. Ok, perfetto, niente. Questa era proprio la roba completa. Tutta l'applicazione finita con il CRUD. E come vedete il CRUD si fa così, no? Appunto, ci vuole. Potete prendere tutti i prodotti, un singolo, inserire, eliminare, update, perché CRUD sta per create, che è l'inserimento, read è questa roba qua, update chiaramente, no? E poi delete, e poi si sviluppano, va bene, i modi in cui ho spiegato prima. Non ho idea se farò altre lezioni sul tema di JDBC, se dovessi farne delle altre per spiegare collegamenti con eventuali altri database. Quindi boh, non lo so se farò una cosa del genere, ma comunque sapete che per collegarsi ad altri database, beh, dovete cambiare questa roba qua. E poi dovete cambiare, boh, il driver. Poi ovviamente ogni database avrà il suo user, poi questa è una password. Voi ovviamente avrete scritto root perché sennò altrimenti non vi siete collegati. A meno che non state usando un altro user, come sto facendo io in questo momento, ma è un altro discorso. Bene, se ti è piaciuto questo video metti mi piace, se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti perché ci saranno altri video come questo. Ho già fatto un intero corso di Java di 49 video se ti interessa. Poi ho intenzione di parlare di applicazioni desktop Java, queste robe qua. Non mi occupo solo di Java ma anche PHP, JavaScript. Un giorno vorrei parlare anche di Python in realtà. E metterò vari link in descrizione, pagina Facebook, blog, Tumblr, canale Telegram, backup Pinterest e tutto il resto, dove potete trovare tutti gli aggiornamenti. E per il resto ci vediamo in un prossimo video.